Coraggio, amore, dimostrate a Maria che anche una vera intellettuale può avere stile. Devo farvi qualche esempio? Di Tilda Swinton possiamo dire che veste da intellettuale proprio perché lo è. Un'intellettuale impegnata, originale, non solo nello stile, ma anche nelle sue scelte di vita. Se pensiamo che la sua è un'antica famiglia di tradizione militare, apprezziamo ancora di più la sua forza di rompere le regole, ma con un rigore che la dice lunga. È un caso così anomalo nel panorama italiano che Kim Rossi Stuart sembra quasi essere dimenticato. Non urla, non strepita, non si fa fotografare in situazioni imbarazzanti e parla soltanto quando ha qualcosa da dire che riguarda il suo lavoro. La stessa semplicità la porta nello stile, rendendo così ben esplicito il motto di Oscar Wilde: la naturalezza non è che una posa. Diciamoci la verità, sono gli occhiali a dare questa riempegnata a Matt Damon, con il volto pulito da ragazzino che non porta i segni del tempo che passa. Un tocco interessante è rappresentato dalla camicia, sbottonata sotto la giacca impeccabile. Molto più intellettuale europeo che americano. Gli abiti da sera sono in genere bellissimi e iperfemminili, ma niente è più seducente di uno smoking, come quello che porta Valentina Cervi, con quella camicia bianca, lasciata però aperta, con un gesto distratto che sottolinea la femminilità del décolleté. Non a caso questo completo così rigoroso è sempre stato indossato da donne intelligenti e fatali. Da Marlene Dietrich alla marchesa Lulu de la Falaise, amica e testimonial del grande Yves Saint Laurent.